Sono Serena Valeriani, ho 27 anni e sono laureata in giurisprudenza. Ho iniziato ad interessarmi al mondo delle risorse umane per caso e ho scelto appunto di fare un master proprio in HR. Il master che ho svolto con Make It So sia stato veramente oltre le mie aspettative, anche perché quando io ho scelto questo master ho fatto una valutazione ponderata, valutando anche altre offerte e opportunità, ed è l'unico che mi ha colpito effettivamente al 100%, sia per quanto riguarda proprio il programma di studio e di lezioni, anche per come erano organizzate, e sia per il project work che abbiamo svolto. Penso che Make It So io abbia sia aumentato le mie conoscenze, ma soprattutto c'è stata una organizzazione veramente dettagliata e precisa, sia delle lezioni, sia di come ognuno di noi siamo stati appoggiati e seguiti. Soprattutto l'aspetto più importante, secondo me, è proprio stata la possibilità di avere dei docenti preparatissimi, sia a livello proprio anche umano, ma soprattutto a livello proprio di esperienze, di formazione, veramente per persone che secondo me sono meravigliose e ci hanno comunque dato la possibilità non solo di apprendere, ma anche di metterci in gioco, quindi facendo sì che le lezioni fossero coinvolgenti, complicate quanto basta, però comunque ci hanno dato la possibilità di mettere in pratica ciò che imparavamo ogni volta, ogni weekend. Master, mi sono sentita ascoltata, coinvolta e anche valorizzata, che non è da poco, perché ogni lezione ognuno di noi ha avuto modo di esprimersi, di fare domande, di chiedere se c'erano dubbi, ma soprattutto ognuno di noi ha avuto la possibilità di mettersi in gioco personalmente, ognuno con le proprie capacità e abilità, e soprattutto mi sono sentita molto accolta anche dagli stessi allievi, proprio perché abbiamo creato un gruppo che secondo me è stato bellissimo, affiatato, calmo, tranquillo, comunque fatto di persone che veramente avevano voglia di imparare, apprendere e di mettersi in gioco. Da questa esperienza con il master, io oltre a un bagaglio sia esperienziale che culturale, perché credo di avere acquisito, cioè o meglio, ho la certezza di aver acquisito conoscenze fondamentali per me e per il futuro, mi porto un'esperienza bellissima, persone bellissime che ho conosciuto, ma soprattutto mi porto una conoscenza maggiore anche di me stessa, proprio perché ho avuto la possibilità di pormi dubbi sulle mie capacità, abilità, skills, di migliorarle, di valorizzarle e di capire anche su qu quali caratteristiche io dovrò migliorare e diciamo quali sono quegli aspetti che mi mancano ancora, ma che ho tempo di imparare e di migliorare.